Nicola Gratteri, i due amici di quel posto. Capo della Procura di Catanzaro, buonasera, benvenuto di martedì in libreria con la rete degli invisibili per Mondadori. Allora, giustizia, politica sarà il tema forte probabilmente il 2020, come sempre diciamo, insieme a quello dell'economia. Lei ha fatto un'inchiesta che poche settimane fa ha veramente scosso il mondo della politica e quello dei cittadini tutti. Allora, sistema ramificato in tutta Italia, anche all'estero, più di 300 arrestati tra mafiosi, politici e imprenditori. Ci racconta cosa ha scoperto? Ma sostanzialmente questa è un'indagine come altre dove si contesta che sostanzialmente negli ultimi 20 anni il rapporto incomincia a capovolgersi. 20-25 anni erano gli 'ndranghetisti che andavano a cercare i politici, oggi sono i politici che vanno a cercare gli 'ndranghetisti per avere pacchetti di voti in cambio di appalti e di altri benefici. Questo vuol dire che sul piano sostanziale che oggi l''ndrangheta è più forte, più credibile rispetto alla politica. Un candidato politico mediamente è sul territorio 5-6 mesi prima delle elezioni, un capo 'ndrangheta è presente sul territorio 365 giorni l'anno. Quindi il capo mafia dà risposte viziate, parziali, drogate, clientelari, tutto quello che vogliamo, ma dà risposte. La politica in certi territori è completamente assente e quindi sul piano poi sostanziale i capi mafia hanno pacchetti di voti. Basta spostare questo pacchetto di voti o a destra o a sinistra, determineranno chi sarà il sindaco e conseguentemente per la Bassanini concorreranno anche a scegliere il tecnico comunale, il segretario comunale e quindi alla cogestione della cosa pubblica. Cosa ci guadagna il semplice cittadino a diventare politico? Cioè, perché un politico si rivolge all''ndrangheta? Qual è la sua conseguenza positiva? Ma guardi, statisticamente possiamo dire che nelle ultime 48 ore, gli ultimi 2-3 giorni prima delle elezioni, si fanno i patti col diavolo. Cioè, molte volte un candidato, quando ha paura di non farcela, o gli manca poco per farcela, è disposto a fare i patti col diavolo, è disposto ad incontrare l''ndranghetista, è disposto a incontrare il soggetto collettore che sta lì a un passo. Cioè, magari inizia pure e dice io voglio fare il sindaco tranquillamente, normalmente, poi però quando ha paura là si va a finire. Guardi, sta capitando negli ultimi anni che molte volte l''ndrangheta designa il candidato al sindaco. Lo scelgono loro da prima. Marco Travaglio, noi vi parliamo spesso di giustizia e politica ai livelli più alti, no? Di classe dirigente, poi è dove invece sul territorio che si incontrano quelle commissioni drammatiche. Ma sì, l'operazione che ha fatto Gratteri insieme alle forze dell'ordine rappresenta per la Calabria qualcosa di molto vicino a quello che rappresentò per la Sicilia la famosa retata che poi diede luogo al maxi processo di Falcone e Borsellino. Infatti noi appena l'abbiamo saputo abbiamo dedicato la prima pagina sul Fatto Quotidiano. Mi sono molto meravigliato che praticamente sul resto della stampa italiana non ci fosse quasi traccia nelle prime pagine, come se fosse una questione locale. In realtà quella è una questione nazionale. Intanto perché la Calabria è una delle principali regioni italiane e la politica è purtroppo anche la roba che raccontava Gratteri, ma poi le stesse scene noi le abbiamo viste in Valle d'Aosta, noi le abbiamo viste in Piemonte, noi le abbiamo viste in Lombardia, noi le abbiamo viste in Emilia Romagna. Cioè la linea della Palma, come diceva Sciascia, è salita fino alle Alpi. Studiare questi meccanismi in Calabria significa studiare purtroppo la gran parte della selezione delle classi dirigenti in certi partiti. L''ndrangheta è l'unica mafia presente in tutti i continenti del mondo, è presente in modo ormai sistematico in Piemonte dal 75, in Lombardia, in parte dell'Emilia Romagna, è ormai radicata perché ha un sistema clone, i locali di 'ndrangheta che sono cloni e le regole sono uguali in tutto il mondo, quindi in qualsiasi parte si muovono riescono ad avere lo stesso brand. Senta, la aiuterebbe nelle sue indagini il fatto che
venga abolita la prescrizione? No, cioè io dico che in un paese civile, in un paese nel 2020, ancora oggi parlare di termini come prescrizione, amnistia, indulto, sanatorie, non sono da paese civile. Cioè non dovrebbero essere usati questi termini. Cioè io avrei bisogno di un sistema giudiziario dove non è necessario che per quale motivo un fascicolo rimane fermo 5-6 anni nella bisognerebbe non arrivare alla prescrizione, non arrivare alla prescrizione. E eliminarla, come ci spiegava prima. Prego. Allora, io dico che adesso bisogna lasciare la legge così com'è, che decorre dal 2 gennaio, perché serve a costringere la politica, visto che c'è una forte opposizione a questa prescrizione, a fare le riforme che servono per velocizzare i processi. Perché noi ancora oggi abbiamo 4.000 carabinieri che ogni mattina escono dalle caserme, anziché fare indagini, vanno in giro a fare i messi notificatori in Italia, nel 2020 in Europa. Travaglio, però, se questa è la chiave, allora però si inizia dal difetto, non dovrei arrivare alla prescrizione, allora io la levo quasi per provocazione alla politica, così siete costretti. Però intanto, dicono molti esponenti politici, si arriva all'aberrazione del diritto, che fine processo mai. Travaglio, Gratteri. Questa è una sciocchezza, perché il fine processo mai dipende dal fatto anche che c'è l'aspettativa di prescrizione. Il fine processo mai dipende dalla lunghezza dei processi, che non è certamente nato il primo gennaio. Esiste da sempre la lunghezza intollerabile dei processi. Perché esiste? Perché facciamo troppi processi, perché ogni processo, anche minimo, fa primo grado, appello e cassazione, perché tutti i processi vanno a dibattimento, quelli che non si prescrivono in fase di indagine. Nei sistemi che funzionano, i processi vanno a dibattimento nel 10% dei casi. Il resto è tutto patteggiamento o rito abbreviato. Perché? Perché se ti ritieni colpevole non hai nessun interesse a farti 3 gradi di giudizio, a pagare l'avvocato per poi essere condannato. Patteggi subito e ti danno pure lo sconto. Se non hai quella molla, non patteggi. Se hai la speranza di prescrizione, soltanto un cretino patteggerebbe una pena quando può ottenere pena zero. È vero, Gratteri, il vero problema in Italia è pena zero, non fine processo mai. Questo è il problema. Se poi non vogliono i processi lunghi, sanno benissimo che cosa devono fare per farli corti. Basta mettere la reformatio in peius. Se io faccio appello, rischio che mi diano una condanna in appello più pesante di quella che ho avuto in primo grado. Oggi faccio appello e non rischio nulla, perché il massimo del rischio è che mi confermino la pena del primo grado. Beh, e allora perché non devo appellare? Allora, tutto la palla in tribuna e passano altri 3 anni. In tutto questo, devono certo mettere i filtri per gli appelli, devono fare quello che diceva Gratteri, le notifiche la prima volta a mano e dalla seconda volta sulla tua email e sulla mail del tuo avvocato. Però, Gratteri, è vero pure che le prescrizioni alla fine con i messi comunali che vanno alla in fine giro, scattano i testimoni tutte che vengono aspetta, rimandati Marco indietro per i difetti di notifica, i processi che si rifanno perché cambia un giudice, tutte cose che stanno nelle proposte della commissione Gratteri, Davigo, Di Matteo, allora, che Renzi ha commissionato e poi ha messo nel cesso. Questo lo sanno tutti, che allora cosa si deve fare per sveltire i processi. Resta bugiardo se viene fuori uno che ne proponga una di queste cose. Ok, allora Marco Travaglio ha le idee chiare, però dottor Gratteri, sia resta il punto che si inizia dalla fine, no? Si inizia dal togliere il termine. E poi non è vero che si prescrivono tutti durante l'indagine, alla fine? No, si prescrivono durante l'indagine, anche perché la forza organica non è distribuita bene in tutta Italia. Ci sono degli uffici dove c'è una sovrabbondanza di magistrati e uffici dove c'è carenza di magistrati. Ci sono in questo momento 250 magistrati fuori ruolo. Che potrebbero, io posso giustificare 40-50 magistrati fuori ruolo che stanno al Ministero, all'ufficio legislativo, all'ufficio ispettivo. Ma tutti gli altri dove stanno? Allora, credo che sia arrivato.